per far sì che ci facciano passare, ma questo non si ferma, neanche l'autobus. Questo è quello che avviene qua a Saigon per poter attraversare. Bacia ogni volta che arrivi nel marciapiede. Adesso andiamo in una bella birreria, perché anche qua ci sono le birrerie artigianali. A Saigon come da noi, Saigon come da noi. A Saigon come da noi, tranne se non ci si cade a terra, perché qua bisogna guardare anche sempre a terra. Ci sono varie birrerie artigianali, l'abbiamo trovato, si chiama Rogo, è un po' in via Pasteur, perché qua c'è via Pasteur. Adesso andiamo a assaggiare un paio di birre artigianali. Ci godiamo una birra, una lemongrass. È un po' frizzante, ma è molto molto saporita. E poi una miele basilico. Questa è meno frizzante, però ha un sapore comunque leggero e non è sovrastante, è una buona birra, questa qua mi è piaciuta molto. E tutto questo purtroppo non posso fare la Bitexo Tower, perché non si vede, purtroppo non si vede, siamo al buio. Noi abbiamo bevuto sulla terrazza sopra questa dell'ultimo piano di questo palazzo. Il ROG è un bel posto, è figo, è carino, hai la veduta del palazzo della finanza di Ho Chi Minh, quindi c'è anche della bella vista, c'è lo skyline, si vede un po' la città. Il problema è che è un po' caro, la piccola va dai 70.000 ai 110.000 dong, la grande, la mezzo litro, va dai 110.000, la grande va dai 110.000 ai 150. Poi dopo ci sono le opzioni di 2 litri e mezzo, che comunque conviene prenderne di più, il problema è che te la devi bere. Però un po' caruccio, cioè per essere a Ho Chi Minh City, a Saigon, pagare 6 euro una birra. Abbiamo avuto anche l'onore di vedere Namo, il ristorante toscano, anche qua in Italia. Comunque, via Pasteur è un macello, trovate shopping center, trovate all'inizio di via Pasteur, dove ci sono i ponti, quindi del fiume, che è piena di pub, è un macello, è da farci una passeggiata notturna, la consiglio, potrebbe dare la sua. Adesso noi invece andiamo al Pasteur Street Brewing, che è una bella situazione, quindi entriamo qua al Pasteur, molto figo l'ingresso. Questa, quindi cercate questo Street Brewing di Saigon, c'è anche da noi ed è veramente una figata. Quindi adesso entriamo al Pasteur Street e andiamo a bere una bella birra che l'abbiamo già provata altre volte, è molto buona, è artigianale e comunque è più economico di quell'altro dove siamo stati prima, con l'aria condizionata giù, o se no c'è una terrazza su e noi andiamo nella terrazza. Al Pasteur la birra è veramente buona, l'avevo già assaggiata da noi. Abbiamo visto che c'hanno dei punti vendita che vendono la birra proprio solamente, altri punti dove c'hanno in giro per il Vietnam, c'hanno proprio le birrerie. Una è a Hoi An, una da noi dove siamo stati, e tre sono qui a Ho Chi Minh City.
Poi dopo il menù è veramente vario, perché puoi mangiare dagli hamburger a un po' di piatti tipo patate dolci con il mango, con la papaya, tutte queste cose qua. Quindi la birra qua è molto buona. Qua è 40.000 dong più economica di quello dove siamo stati prima, quindi stiamo parlando di 2 euro in meno, quindi 4 euro ci può stare ancora, siamo dentro per della birra artigianale. Cheer. Alla grande. Ci sono un menù per mangiare con pollo fritto al BBQ, un menù vegano anche, degli stuzzichini, la birra è veramente molto, cioè quella, la frutta, quella Belgian style, le stout, le hoppy, diciamo che comunque c'è un bel menù. Poi puoi prendere anche, se vuoi, l'assaggino di 6 bicchieri come abbiamo fatto a Owenan. Però stasera ognuno si beve la sua 400 ml, magari una e basta. Le birre, alcune ai frutti, tipo quella, la Dragon Fruit Goose, è aromatizzata con i frutti del drago, quindi Dragon Fruit di Dalat. Poi anche il cibo, hanno lo yogurt stile Dalat, quindi cibi fatti con della roba che proviene da Dalat, quindi dagli altopiani meridionali del Vietnam. Con la birra ti portano anche il piattino di stuzzichini, che sembrano dei maccheroni, sembrano dei maccheroni, però in realtà sono delle patate a forma di maccheroncini col formaggio. Sono anche piccantine. Sono molto buone. Diciamo che comunque il Vietnam a livello di gusti dà al suo perché, da soddisfazioni. Sono molto semplici nei piatti rispetto alla Thailandia, dove siamo stati per due volte. I piatti sono variegati, hanno dei sapori veramente incredibili. Qui invece la cipolla, l'aglio, lo scalogno, della carne, del riso, ti creano un piatto, ed è ogni zona ha una sua ricetta e crea dei sapori differenti. È veramente strano. Lo stuzzichino con la birra che abbiamo preso sono le patate dolci con il formaggio e jackfruit alla griglia, c'è anche il jackfruit, e la maionese speziata. Poi ci sta invece delle patatine di taro con una salsa, sempre una maionese, però con i cipollotti. Scalogno. C'è una salsa di maionese con cipollotti e scalogno. Mi avvento sulle patate dolci con il jackfruit e il formaggio. Sono deliziose. Non è piccantissima, è il giusto. La cosa buona è che c'è anche il jackfruit. Bisogna mangiarlo con le mani. Ah. È veramente interessante. Adesso facciamo un sorso di birra. Io ho preso una Second Season, che è una Belgian Ale. Belgian Ale. Fa 8 gradi fa quella birra lì. Si sente.
quindi prendo la mia, il mio pezzettino di scalogno con la maionese, questo è particolare, è fresco. Ovviamente croccante, ma non senti neanche il sentore del fritto dell'olio. Veramente interessante. Pastor, da consigliare, passateci. Finito di cenare, quindi panza piena, perché comunque la roba fritta ti riempie, a me riempie sempre. Due birre, due porzioni, abbiamo pagato 380.000 dong, quindi non è neanche tanto caro. 380.000 dong sono 17 euro, due persone, quindi ci può stare. Hi, bye bye! Mentre la Vale prende un po' di roba per la colazione per domani mattina, che ci dobbiamo svegliare veramente presto, abbiamo l'appartamento e quindi non abbiamo la colazione inclusa, quindi siamo autosufficienti. Siamo fermati a un Family Mart, boh, come si pronuncerà, lo so, Family Mart, e qui la roba costa poco. È uno di quelle catene che stanno in giro nel Vietnam. C'è anche un Circle K, che è quelli con la scritta rossa, e anche lì la roba è comunque economica. Trovate tutto, non sono come i 7-Eleven, non vi fanno il caffè, non vi fanno determinate cose, però comunque c'è un po' di tutto. Fanno anche da tabacchino, da ricarica per il telefono, alcuni, trovi un po' di tutto.